Ragazzi, eccoci qui col video recap relativo alla conferenza Nintendo che si è svolta la scorsa sera. Un Direct che qui affermo senza paura di essere smentito è stato il migliore dell'anno, non solo per via dei giochi che ci sono stati presentati, ma anche per via del ritmo con cui questi ci sono stati presentati. E a questo proposito devo fare un plauso a Nintendo per la scelta di mostrare in eventi appositi aggiornamenti relativi a suoi brand famosi, a suoi giochi molto amati dall'utenza, ma che comunque non interessano tutta la platea di giocatori Nintendo. Una scelta che se da una parte può far storcere un po' il naso a qualcuno, dall'altra ha contribuito a rendere il ritmo della conferenza molto più interessante e incalzante. A tal proposito, i titoli coinvolti in questo nuovo modello comunicativo sono stati Monster Hunter Rise, che riceverà un massiccio aggiornamento nell'estate del 2022 con un DLC a pagamento che prenderà il nome di Sunbreak, Super Smash Bros. Ultimate, che ci aspetterà il 5 ottobre con una conferenza apposita che ci rivelerà l'ultimo personaggio che entrerà a far parte del roster del gioco. Questa sarà tra l'altro l'ultima presentazione dedicata a Smash Bros. Quindi, se siete interessati al titolo, non perdetevela. È Animal Crossing New Horizon, un titolo molto apprezzato dai fan, che ha riscosso un grande successo, ma che purtroppo dopo il lancio non ha ricevuto poi chissà che supporto. Sarà quindi la sua diretta, che andrà in onda ad ottobre con una data ancora non precisata, la sua occasione per brillare. Eccezion fatta per questi tre giochi, di cui, come detto, ne sapremo di più in futuro, il primo titolo ad esserci stato mostrato è stato Mario Party Superstar. Si tratta di un nuovo capitolo della famosa saga Mario Party che ci consentirà di giocare e sfidare i nostri amici sia in locale che online. Il gioco, per chi fosse interessato, sarà disponibile a partire dal 29 ottobre e tra l'altro i preordini su Nintendo eShop sono già disponibili, quindi se siete interessati sbrigatevi a prenotarlo. Dopodiché ci è stato presentato Voice of Card, un titolo strategico RPG basato per l'appunto sulle carte. Un titolo a parer mio veramente interessante perché, come ogni buon gioco di carte che si rispetti, vittoria e sconfitta si baseranno sulle carte che avremo e sul modo in cui le utilizzeremo. Come ogni buon gioco di carte, inoltre, un ruolo importante vestirà la costruzione del nostro mazzo, che se composto in maniera ottimale ci permetterà di effettuare combo che sbaragliano il nemico. Anche qui, se siete interessati, sappiate che il gioco sarà disponibile a partire dal 28 ottobre. Inoltre, i pre-order sono già disponibili e in più, al momento, è già disponibile una demo gratuita che io proverò appena avrò concluso questo video. Sbarca poi su Nintendo Switch il 12 ottobre la versione digitale di Disco Elysium, mentre la versione fisica purtroppo dovrà aspettare l'inizio del 2022. Si tratta di un titolo che ha ricevuto una valanga di premi durante i The Game Awards, che è stato osannato dalla critica e dall'utenza. Un titolo, quindi, che dovete recuperare assolutamente. L'unica cosa che vi avverto è che purtroppo questo titolo ha un livello di sfida per quel che riguarda la comprensione dell'inglese veramente alto, quindi se non siete molto bravi in inglese ve lo sconsiglio, tipo per me sarà un problema giocare questo gioco, probabilmente lo prenderò, però sarà veramente complicato giocarlo perché non sono proprio una cima in inglese. C'è stato poi presentato un trailer relativo al DLC di Hyrule Warrior che sarà disponibile a partire dal 29 ottobre, che prenderà il nome di Il Guardiano dei Ricordi e che appunto sarà acquistabile attraverso Nintendo Shop. È stata poi la volta di Chocobo GP, spin-off della serie Final Fantasy in salsa Super Mario, non solo per via delle mappe e delle macchine che tra l'altro potranno essere anche potenziate, ma anche e soprattutto per via dei poteri, che sì, riprendono dall'immaginario di Final Fantasy, ma sono evidentemente i power-up che si ottengono dai cubi presenti in Mario Kart. Purtroppo al momento non abbiamo una data precisa circa l'uscita del gioco, sappiamo solo che uscirà nel 2022. Ci hanno poi mostrato un nuovo gioco di Kirby, che prenderà il nome di Kirby e la Terra Perduta, e che uscirà nella primavera del 2022. Ragazzi, a mani basse, questo è stato per me il migliore annuncio della conferenza, un titolo dall'ambientazione particolare che, ammetto, all'inizio mi ha ricordato anche un po' The Last of Us. Devo fare una confessione, io sono cresciuto con i cartoni di Kirby, ma non ho mai giocato un titolo di Kirby perché non mi avevano mai ispirato, però in questo caso devo dire di essere rimasto veramente stupito. Veramente non vedo l'ora di giocarlo, probabilmente lo comprerò addirittura al day one. Sono arrivati poi degli aggiornamenti per Mario Golf Super Rush, che si aggiornerà con due nuovi personaggi che saranno Koopa e Nichi e altrettanti percorsi. Questo aggiornamento è disponibile già da adesso gratuitamente, quindi se siete interessati al gioco, direi che è arrivato il momento di tornare a calcare i campi da golf. Dopodiché è stata la volta di Digital Magical World 2 Enchanted Edition, disponibile a partire dal 21 dicembre, che ci proietterà nel meraviglioso mondo Disney. Sicuramente un meraviglioso tuffo al cuore per tutti coloro i quali sono cresciuti con le produzioni del colosso francese. Dopo l'annuncio per Next Gen, ecco che Star Wars Old Republic sbarca anche su Nintendo Switch. Ovviamente in questo caso si tratta della versione classica del gioco, che sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2021. Se non avete una console next gen potete giocarlo qui, anche se ovviamente dovrete scendere a patti con una grafica
non eccezionale, soprattutto con un comparto tecnico generale non eccezionale. C'è stata poi ribadita l'uscita di Dying Light 2 anche su Nintendo Switch in versione cloud a partire dal 4 febbraio, e a proposito, a partire dal 4 febbraio sarà anche disponibile una demo gratuita su Nintendo Switch, ovviamente sempre in cloud. È tornato poi a farsi vedere Triangle Strategy, un RPG in pixel art strategico che sembra essere veramente ben fatto e che sin dall'annuncio e dall'uscita della demo gratuita ha fatto molto parlare di sé, e che uscirà finalmente, aggiungerei io, perché non vedo l'ora di giocarlo, il 4 marzo 2022. Tra l'altro, i preordini sia per edizione fisica che per edizione digitale del gioco sono già disponibili. In più, andate a vedervi che edizione speciale fisica hanno fatto, perché secondo me merita veramente tanto. È tornato poi a farsi vedere anche Metroid Dread, che vi ricordo uscirà brevissimo, infatti uscirà l'8 ottobre del 2021, e di cui tra l'altro i preordini sono già disponibili, quindi se il titolo vi interessa andate a ordinarlo immediatamente. Si è parlato poi di abbonamenti online, e a questo proposito hanno annunciato l'arrivo sulla libreria Nintendo dei giochi del Nintendo 64 e del Sega Mega Drive, due piattaforme che hanno fatto la storia non solo di Nintendo ma anche dei videogiochi. Ora, per carità, questa è un'operazione che ovviamente punta sull'effetto nostalgia, ma che però secondo me sarà da vedere come sarà gestita, perché come detto questo sarà un abbonamento aggiuntivo, quindi ci sarà un costo aggiuntivo, tutto dipenderà dal costo di questo abbonamento, anche perché vi ricordo che si tratta di giochi che vengono emulati, quindi non vengono ottimizzati per Nintendo Switch, quindi non lo so, dipende tutto dal prezzo per quello che mi riguarda, che al momento ovviamente non conosciamo. L'unica cosa che sappiamo è che sono stati messi in vendita i joystick di Sega Mega Drive e del Nintendo 64 a 50 euro a testa, quindi non una cifra così bassa per dei controller che in più hanno soltanto la funzione wireless rispetto ai controller originali. C'è stata poi mostrata una carrellata di giochi, tra cui ricordiamo Shadowrunner Trilogy, che sarà disponibile a partire dal 2022. Si tratta di un gioco dall'ambientazione cyberpunk con elementi fantasy, in cui vestiremo i panni di uno Shadowrunner mercenario, grazie al quale esploreremo un futuro distopico in cui la magia è tornata nel mondo, risvegliando creature del mito e della leggenda. Castlevania Advance Collection, titolo che riunisce quattro capitoli classici della serie di Castlevania, quindi se non avete mai giocato questi titoli sarà un'ottima occasione per poterli provare per la prima volta. Actraiser Renaissance, titolo uscito originariamente per NES, che fa il suo ritorno su Switch rimasterizzato in HD, titolo che tra l'altro per tutti i nostalgici è disponibile già da adesso su Nintendo Shop. Deterun, sequel di Undertale, che ci si ripropone con una collection comprendente i primi due capitoli, disponibile tra l'altro per chi ha già il primo capitolo come DLC gratuito. Hot Wheels Unleashed, disponibile dal 30 novembre 2021. Surviving the Afternoon, disponibile dall'inverno del 2021. Shin Megami Tensei 5, che in realtà mi sarei aspettato di vedere con un trailer apposito e che sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2021. È preordinabile tra l'altro già da adesso, quindi se siete interessati sbrigatevi. Brickfest, disponibile dall'autunno 2021, e Ram Factory 5 disponibile dal 25 marzo 2022. Dopodiché è arrivato in maniera inaspettata l'annuncio della data di uscita da parte di Miyamoto del film dedicato a Mario Bros, che sarà disponibile in sala durante le feste natalizie di quest'anno, che avrà un cast a parer mio abbastanza particolare, perché ad esempio avremo Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy nei panni di Peach. Ripeto, un cast strano, vedremo un pochino come si comporteranno. In ogni caso, dopo la breve parentesi dedicata al film di Mario, ci hanno poi fatto vedere un nuovo trailer relativo a Splatoon 3, che si è mostrato con nuove mappe, nuove armi, nuove mosse speciali e soprattutto con un approfondimento sul luogo in cui si ambienterà questo nuovo capitolo, che sarà Splatterville. Unica nota negativa per questo titolo, se proprio gli dobbiamo trovare uno, è che esce per Nintendo Switch, dato che comunque ormai si cominciano a vedere i limiti di questa console, e secondo me avrebbe beneficiato questo titolo, come il prossimo tra l'altro, di una console un pochino più performante che permettesse di aumentare la spettacolarità del gameplay. Infine, la conferenza si è conclusa con l'ormai attesissimo Bayonetta 3, titolo annunciato, pensate, nel 2017, quindi ben 4 anni fa, e che vedrà finalmente la luce nel 2022. A proposito dell'annuncio, mi ha fatto molto ridere il fatto che gli sviluppatori si siano presi un po' in giro facendo affermare alla protagonista: temo di essere un po' in ritardo, ma ora sono pronta a darvi tutto ciò che desiderate. Quindi ben l'autocritica, ora ci resta soltanto da capire un po' come girerà il gioco sulla console di Nintendo. Non vi aspettate chissà che cosa, perché già dal trailer si è visto che non sarà tutto questo granché, soprattutto in certe scene un po' più concitate si è visto qualche calo di frame, attenzione. Bene ragazzi, con questo il video di oggi si conclude qui. Fatemi sapere cosa ne pensate della conferenza Nintendo, se avreste voluto vedere qualche gioco in più o se c'è stato qualche gioco che vi ha stupito particolarmente. Alla prossima!